settore del lavoro è quello che si gestisce con la formazione, con i centri per l'impiego in Puglia. E i centri per l'impiego in Puglia, se andiamo a vedere da chi sono amministrati, sono proprio uno di quei settori che oggi è ostaggio, è scambio elettorale tra i diversi schieramenti. È uno di quegli esempi dei settori regionali, della politica regionale, in cui chi ha pensato chi metterci al vertice non ha pensato alla persona più adatta a gestire il centro per l'impiego, a renderlo più innovativo, a renderlo finalmente ispirandosi magari ai centri per l'impiego di quelle nazioni in cui funzionano, ma ha scelto il pacchetto di voti. Questa scelta della politica che si muove pensando sempre al pacchetto di voti, che sceglie anche i candidati pensando ai voti che porteranno alle urne, penalizza tutti i futuri 5 anni di governo. Io ho notato, per esempio, come anche oggi è venuta alla luce tutto uno scandalo sugli impresentabili in Puglia. Oggi la Commissione Antimafia ha presentato i 3 impresentabili che sono nelle liste dei candidati presidente. 2 di questi sono proprio nelle liste di Emiliano, l'altro è comunque nella destra. Questi sono impresentabili ai sensi dell'antimafia, ma sapevamo già che c'erano altri impresentabili in un altro senso, indagati per corruzione, per voto di scambio, e sono quei candidati che si sono contesi, Emiliano e Fitto. Noi siamo quella politica che, più che pensare ai voti che i candidati porteranno alle urne, pensa soprattutto in maniera più lungimirante ai voti che questi candidati, una volta eletti, faranno in aula, saranno in grado di portare la voce dei cittadini, di rappresentare le istanze del mondo delle imprese, dell'ambiente, dei paesi che amministriamo? È questo quello che ci siamo chiesti anche quando abbiamo scelto la lista della società civile. Noi abbiamo chiesto, abbiamo voluto fare alleanze, e come? Ma non con la vecchia politica, perché noi ci candidiamo a risolvere dei problemi che questa regione si trascina da tantissimi anni. E quando tu ti candidi a risolvere problemi che ti trascini da tempo, allora non puoi avere al tuo fianco, non puoi contare sui voti di chi quei problemi li ha creati.